è svolto con successo l'Open Day dell'Istituto di Istruzione Superiore Lucio Piccolo di Capodorlando, che ha visto tutte le componenti della scuola impegnarsi con passione ed entusiasmo. Nel pomeriggio di sabato, gli studenti che attualmente frequentano le terze classi delle scuole medie, insieme ai loro genitori, hanno affollato le sedi della scuola per toccare con mano la realtà della scuola superiore che li vedrà protagonisti tra qualche mese. Conoscere i docenti, l'offerta formativa e le attività curriculari ed extracurriculari dell'istituto. Ad aprire la giornata, la presentazione generale dell'istituto in aula magna e dei singoli indirizzi negli spazi predisposti, dove docenti e studenti, da veri ciceroni, hanno illustrato le peculiarità di ciascun percorso di studi. In seguito, la visita ai locali e ai laboratori della sede centrale e della sede associata, con le attività interattive che hanno coinvolto i numerosi partecipanti. Tutti gli studenti diventano protagonisti. Come vedete, oggi abbiamo allestito in particolare per dare visibilità anche alle famiglie che vengono a trovarci. In realtà nel nostro atrio abbiamo rigenerato un filone nel tempo e nella storia della scienza che percorre delle tappe importanti. Ci sono i personaggi che vedete qui intorno a me che in qualche modo rappresentano le pietre miliari. Questo per dire agli alunni e alle famiglie che scuola significa attenzione particolare alla promozione, non solo così come dice la parola, per quelli che sono i contenuti dettati dai programmi e da ciò che è l'offerta formativa, ma una formazione che va al di là, che fa crescere gli studenti per operare anche delle scelte consapevoli per un futuro migliore. Sicuramente le nostre eccellenze che verranno fuori ci daranno ragione del nostro modo di lavorare. C'è molto interesse verso il Lucio Piccolo di Capodorlando, anche perché secondo il mio punto di vista, ormai da tanti anni sul territorio, lavora con grande serietà, si occupa dei ragazzi in tutti i suoi aspetti. In particolare ci tengo a sottolineare quanto la scuola sia attenta ai terzi spazi della condivisione, cioè quegli spazi che oggi sono gli spazi dei social e non solo del digitale inteso come innovazione mera tecnologica, solo innovazione informatica, ma quell'innovazione anche della comunicazione contemporanea che è importante per poter comprendere i ragazzi. Tanti ragazzi della terza media del territorio che devono operare una scelta ed è una scelta importante che li condiziona per 5 anni naturalmente.